dato si possa identificare con tanti sforzi fatti in campagna per far uscire la sanità dal buco che era caduto. Beh, abbiamo fatto un lavoro credo importante, dopo 10 anni usciamo dal commissariamento. Questo significa concretamente che abbiamo migliorato enormemente i livelli essenziali di assistenza, che abbiamo risanato il bilancio, che abbiamo approvato un piano ospedaliero. L'aver approvato il piano ospedaliero ci ha consentito di approvare un piano per il personale, abbiamo già assunto migliaia di persone, stabilizzato i precari. Beh, credo che si sia fatto un lavoro eccellente, questo ci ha consentito anche di reggere in maniera straordinaria l'onda dell'epidemia rispetto alla quale la regione Campania è stata la regione d'Italia che ha retto meglio di tutte. Ci sono dei dati che sono incontestabili in relazione alla popolazione residente, abbiamo un quarto di decessi e di contagi rispetto per esempio al Veneto, che è la regione del nord che ha retto meglio, ma al di là di questo ovviamente si presenta a testa alta oggi la Campania per mille ragioni, non solo la tenuta rispetto all'epidemia, il piano per il lavoro. A luglio vanno a lavorare i primi 2500 giovani del piano per il lavoro, stabilizzazione, dicevo, di precari, risanamento delle aziende di trasporto di competenza regionale, le universiadi, scuola viva, investimenti mai visti per la scuola, tanto più importanti in un momento come questo in cui la scuola viene completamente calpestata dal Ministero della Pubblica Istruzione. Mi pare che abbiamo alle spalle un lavoro molto importante. Presidente, su Mondragone? Su Mondragone abbiamo, come sempre, reagito in tempi immediati, appena abbiamo avuto notizia di un contagio di una donna di nazionalità bulgara. Abbiamo messo in quarantena le palazzine, abbiamo mobilitato le forze dell'ordine perché ci fosse un controllo rigoroso anche sulle persone messe in quarantena. Stiamo facendo come sempre un lavoro rigoroso e impegnativo per isolare i contagi. Sono contagi arrivati in Italia dalla Bulgaria o da altre parti del mondo, ma come sempre noi siamo impegnati a garantire la serenità di vita delle nostre famiglie. E quindi credo che faremo le prossime settimane anche un lavoro a tappeto sugli stagionali che vanno a lavorare nelle campagne, soprattutto nei 2 mesi di luglio e agosto. Mi pare che stiamo reggendo bene e dando tranquillità sanitaria e non solo sanitaria alle nostre comunità. Il contributo dell'esercito in questa situazione di Covid? Beh, il doppio contributo in realtà, quindi sia per la parte sicurezza con l'incremento dell'operazione strade sicure e il concorso alle forze dell'ordine per i controlli soprattutto sulle strade, ma anche ai vari ingressi di alcuni edifici pubblici. E poi i concorsi in generale, sia dal punto di vista diciamo, umanitario, che abbiamo fatto insieme all'Arcivescovo e al Cardinale Sepe, e i più svariati un po' in tutta Italia, non solo qui a Napoli, con i trasporti dei DP per conto della protezione civile soprattutto. Quindi siete stati al 100% impegnati. Oggi qua per una donazione da parte dello Stato americano. Sì, sì, è un piacere anche assistere a questa diciamo donazione, se ne era già parlato a suo tempo anche il comandante con l'ammiraglio Foggo, e quindi è un piacere essere qui. Covid-19. Grazie a tutti per essere presenti e passo la parola al signor Russo. Buongiorno a tutti. Professor Noschese, ci parli un po' di questo centro di traumatologia. Sicuramente questo centro trauma ad alta specializzazione dell'Ospedale del Mare sarà un'eccellenza a livello nazionale.
innanzitutto per l'elevato livello formativo del personale che aderisce a questo progetto, per le tecnologie avanzatissime che ha l'ospedale del mare e per il supporto dei tanti colleghi che sicuramente sapranno dare la loro azione per la corretta gestione del paziente politraumatizzato. In particolare in una fase iniziale di gestione del politraumatizzato, la radiologia rappresenta un aspetto molto ma molto importante per una diagnostica immediata e in un secondo momento per i controlli a distanza che i politraumatizzati necessitano. A riguardo passo la parola alla dottoressa Tamburini della radiologia dell'ospedale del mare. Noi siamo già pronti ed operativi nella gestione del politrauma. Al momento attuale, non avendo ancora il DEA di secondo livello, ovviamente stiamo testando quello che è il percorso diagnostico e terapeutico, perché come radiologia non solo forniamo un servizio H24 perché abbiamo il radiologo in guardia attiva, ma abbiamo anche in stretta adiacenza con il pronto soccorso la radiologia interventistica sotto la direzione della dottore Santini, e quindi sappiamo molto bene oggi come anche questa parte della radiologia, quindi l'approccio terapeutico in urgenza al paziente con sanguinamento attivo, sia di fondamentale importanza. Siamo molto emozionati a passare ufficialmente come DEA di secondo livello e siamo un gruppo di giovani e meno giovani radiologi e siamo contenti di essere venuti qui in questo ospedale, di accompagnare comunque questo ospedale e questa azienda in questa ulteriore crescita professionale. Sono qui da quasi 2 anni per questa esperienza assolutamente entusiasmante che mi hanno chiamato a fare insieme ad altri colleghi. Ho trovato un ambiente di assoluto entusiasmo, competenza e professionalità sotto tutti i punti di vista, dotazioni tecnologiche di alto livello. Tutto questo ci sta consentendo di svolgere un lavoro importante innanzitutto sul piano oncologico. Trattiamo, come già facevo abitualmente, ma adesso con maggiore ampiezza di dotazione organica e strumentale, tumori dell'apparato digerente, dall'esofago, stomaco, pancreas, fegato, colon e retto, e stiamo dando una risposta secondo me completa alle esigenze di sanità della popolazione.